Costretto a lasciare il campo anzitempo, previsto uno stop piuttosto lungo per lui, ecco di chi si tratta e quale partita salta. Il Milan recupera fiducia ed energie e concentra tutte le sue attenzioni sulla Champions League. Il 4-0 ai danni del Venezia è una ventata d'aria fresca per i rossoneri che, dopo i due punti conquistati nelle prime tre partite, si godono la prima vittoria in campionato grazie alle reti di Theo Hernandez, Abraham, Fofana e Pulisic. Respira quindi la squadra di Paolo Fonseca che può adesso concentrarsi sulla nuova Champions League, da quest'anno decisamente più impegnativa. Saranno infatti due le partite in più che tutte le squadre dovranno affrontare nella prima fase della competizione, simbolo di un impegno più costante e più faticoso anche per i club più attrezzati. I rossoneri dovranno affrontare il Liverpool all'esordio, e poi il Bayern Leverkusen, il Club Brugge, il Real Madrid, lo Slovan Bratislava, la Stella Rossa, il Girona e la Dinamo Zagabria. Sarà questo il cammino europeo dei rossoneri che, intanto possono tirare un sospiro di sollievo in vista di una delle sfide più complicate della stagione, quella a Real Madrid. Milan, Brahim Diaz si infortuna, a rischio la sfida di Champions League coi rossoneri. Si è, infatti, infortunato Brahim Diaz. Nel match valido per la quinta giornata della Liga Spagnola, vinto dal Real Madrid contro la Real Sociedad per 2-0, il trequartista marocchino è stato costretto a lasciare il campo al 25 per via di un problema muscolare. Lesione all'adduttore lungo della gamba destra, che all'inizio non era sembrata così grave. L'ex Milan rischia ora uno stop piuttosto lungo, pari a ricca 8 settimane, forse anche di più. Poi, tra una settimana, lo staff medico del Real Madrid valuterà nuovamente le condizioni di Brahim Diaz, che per adesso è a forte rischio per la sfida contro il suo ex club, previsto per il 5 novembre. Brahim Diaz ha giocato 124 partite con la maglia del Milan tra il 2020 ed il 2023, mettendo a referto anche 18 gol e 15 assist ma, soprattutto, lasciando un ottimo ricordo tra le file della tifoseria rossonera. Era infatti uno dei grandi attesi per la sfida tra i Blancos e i Rossoneri, proprio in virtù del legame che univa il marocchino al suo ex club.